punti ti convocano. Infatti servirà la prova di grande carattere da parte del gruppo, da parte di Thiago Motta, e ci sarà la possibilità anche per chi ha giocato di meno, come Douglas Luiz, per farci capire se quei spezzoni di partita, in quei spezzoni di partita ci siamo sbagliati o no. Deve sfruttare l'occasione contro una gran bella Lazio. Questo lo dobbiamo ripetere. Forse la squadra più in forma del momento per le squadre che stanno lassù. Però io mi aspetto una grande prova di carattere da parte della Juve. Angelo, io penso e sono quasi sicuro che giocherà Zic dal primo minuto. Tu lo conosci? Hai No, qualche ma cosa, il terzino? impressione? No, 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 è ragazzo montenegrino che è arrivato un'altra. in estate. Giovanissimo, però ha avuto tanti problemi fisici. Bisogna vedere se è in condizione per giocare Secondo sabato. me Non tra è i titolari. io credo che inizialmente giocheranno quelli che comunque Douglas Luiz, giocherà Locatelli, Sì. Cambiasso secondo me giocherà Sarà come terzino. alto. No, Dici. secondo me gioca alto E secondo chi me. gioca dal terzino? Savona. Savona Cabal, secondo me, Cabal Savona e da una parte, Savona. questa c'è Cabal, c'è Rui. Cabal dalla destra, Angelo, sì. e Più poi forte della Lazio, Angelo, tu no, voglio dici? coinvolgere te e Paolo, no? Siccome qui mi hanno rotto le palle con Maurizio Sarri, e in qualche modo se riesci a parlare con qualche calcio della Lazio, devo dire che nessuno ha mai parlato tatticamente, Sarri, ma gli aveva rotto le palle. Quindi un allenatore che comunque non capisce, che poi spinge troppo, li limita. È un allenatore, lascia perdere la tuta, che poi si offendono. Però è un allenatore limitato che non capisce, che ogni tanto bisogna alleggerire anche un po' la tattica. E sono molto più contenti di Baroni all'infuori del risultato. Sì, aspetta, Guarda. Enrico, questa domanda me la fai sempre, no? Pure a me. Ma che dice quello? Non dico chi, su. Sì, sicuramente ora stanno Ma vivendo non solo lui, però. No, con più serenità. Io parlo con lui e con altri due, no, ho detto altri. non parlo con tutta la squadra. Però ti garantisco che non è che minimizzano il lavoro L'ho che ha detto. fatto Sarri, eh? Cioè, ti dicono ora giochiamo più sciolti, senza più la mania di E iniziare quindi. tutto il gioco, eh? Però comunque. Avere avuto un allenatore come Sarri nel periodo più importante, secondo alcuni, per alcuni della loro carriera, è stata una cosa importante. Poi adesso Tanti non la sicuramente. reggevano più, però i big, però, dai, Ma ti sto a diciamola pure, parlare dei big, Paolo, ti sto a dai, parlare di chi è, di su. Sarri, big, ti sto a parlare, ti dico che giovani Ho capito, ma importanti non è sono. che lui. Ma guarda che anche qualche big che sta qui, non è che lo sopportava tanto, facciamo finta di niente. Ti faccio i nomi poi, Attenzione, Fai nomi, io non li posso fare i dai. nomi. Se uno parla con una Allora. persona, mi metto a fare i nomi e non mi E parla con nessuno. allora. E allora. Vabbè, comunque stiamo parlando di un Io attore importante come posso Sarri. dire una cosa, Certo. io la penso un po' come Enrico, ma non per me Sacchi è un maestro di calcio, no, ma per come sono stato fatto io, sono fatto io quando giocavo, a me tanta tattica mi mandava fuori di testa, mi soffocava, però capisco che oggi i tempi sono cambiati e si lavora di più sulla tattica, ma io ero un po' contro la tattica. Per me bastava una volta a settimana fatta in una certa maniera, con le dovute dosi e andava a posto. Poi è chiaro che c'era da preparare la partita contro un avversario, allora lì dovevi ripetere determinati movimenti, però tanta Ma troppa Angelo, ma anche troppa. io preferisco adesso, parlo da tifoso, che mi diverto di più, mi piace di più, mi metto nei panni del giocatore, però anche il modo di fare di Sarri alla Lazio ha portato risultati e io non sono un amante di Sarri, perché a volte veramente io mi annoiavo con questo giro palla, portiere, terzino, però ha sortito effetti, la Scusa, Lazio ma sta facendo dei t'annoiavi? punti. Ma non capisco, Sì, ma t'annoiavi? nel calcio esistono i risultati, secondo Sì. posto in classifica, mai successo dal Lazio è arrivata. 2004. Basta, gli altri non contano, le coppe, ieri era Hai decimo l'anno ragione, si sta parlando di scorso. Sì, parlo di campionato, il campionato. campionato Oh, era della decimo, Lazio. oh, Angelo, però scusami, l'anno scorso la Lazio era decima quando sono andato via. Dobbiamo Infatti, dire o c'era no? Angerì, ma infatti l'altro anno ha fatto malissimo, però l'anno prima Allora, era ma chi è sempre il secondo, secondo posto? vabbè, basta, Camelio, ci hai Poi rovinato la live dovrebbe. pure oggi, sempre Ma su dai, Sarri. tu! Allora, Ma io volevo facciamo così. chiedere, scusate, a Ma proposito aspetta, della fammi una Lazio, pippa, Sarri, un secondo. Un attimo. Il primo dai, anno sesto, il secondo anno secondo, e il terzo anno era va bene. decimo. La media di sei. Quindi di che stiamo a parlare?
Se la Lazio è da sesto posto, quinto, diciamo arriva a sesto, 4 milioni lui, perché li deve prendere? Spiegatemelo. Ma non so, io mi chiedo più che altro perché se stai ancora del live, quindi... Enrico, scusami, arrivare secondo con una rosa, diciamola, con pochi campioni... E ha fatto bene. È già un'impresa. E gli altri anni? Angelo, aspetta, parla con me, che Enrico delira. Primo anno, quinto, arriva dalla distruzione che era successo l'ultimo anno di Inzaghi, caos totale, prende quinto. Che Lazio ogni anno vabbè, Spalletti vince lo scudetto, allora, ma di che stiamo a parlare? Ragazzi, ma che fai tutto da solo? Tu fai tutto da solo. Quinto, secondo posto, l'altro anno uno schifo. Le coppe non ne parliamo. Allora, due minuti, voglio andare all'attualità a proposito di Juve-Lazio, visto che si affrontano sabato. Angelo, ma secondo te, viste le tante assenze, io qua prendo le probabili dal sito del Fantacalcio, quindi con le percentuali, magari non saranno queste, ma è così più forte la Juventus, al di là del fattore campo? Se andiamo a vedere i nomi, Di Gregorio, Savona, Calulu, Gatti, Cabal, Turam, Locatelli, Cambiaso, Fagioli, Ildiz, Vlahovic, rispetto a questa Lazio, prendendo i nomi. No, però il discorso tu la devi valutare anche nei 90 minuti una squadra così, cioè se vai a fare un cambio chi metti? Però la Juve non è che ha tutti questi cambi, guarda i cambi della Juve, Rui, no, vero, Danilo, Weah, Azic, Douglas Luiz in Bangula. È vero che ha recuperato Weah, ma poi no, ma Douglas Luiz giocherà titolare, ragazzi, se non lo fa giocare in questa partita, io credo, ma chi c'è al posto di Douglas Luiz? Turam, Locatelli e Fagioli trequartista. Angelo, Douglas Luiz è rimasto a Torino tutta la sosta, si è allenato? Ragazzi, se non gioca in questa partita Douglas Luiz, allora... Quanti ne prendi? Allora non gli piace. Nel gioco delle figurine della Juventus? No, negli undici secondo me è una buona squadra negli undici la Juve, questa Juve qua. Io credo che giochi Douglas Luiz al posto di Kop Meiners, sono sicuro, e lascerà un po' a riposo anche Fagioli che viene dalla nazionale. È chiaro, la Lazio, ragazzi, oggi sembra una squadra perfetta, poi bisogna vedere quello che farà sul campo. Però la Lazio è una squadra che poi a Torino ha sempre fatto delle ottime partite, quindi no, non lo so, per questo col Torino, con la Juve, ultimi 7 anni, 5 sconfitte, l'ultima vittoria sì, però ha giocato bene, lascia perdere le sconfitte, però a me quello preoccupa, che alla fine perdi sempre, sì, bene, no, ma perdi. Non stavo dicendo del risultato, sono fiducioso perché troppo, io lo sai come sono affari spenti, si sta esaltando un po' questa Lazio, no? All'inizio è stata bistrattata, è arrivato Baroni che allenava il Verona, sono andati via tutti i fenomeni, una squadretta, ora sta andando bene, quindi quasi il dovere di fare risultato a Torino è diventata, sembra. Io invece ci andrei un po' da parlo da Angelo, un po' più cauto. Sei ancora convinto che il Milan possa lottare per lo scudetto? Perché io mi ricordo che tu eri molto convinto del valore della squadra. Sono super convinto e te lo dico oggi che non sta andando benissimo, sono molto convinto che questa squadra alla lunga verrà fuori, vedrete, ne riparleremo. Con lo stesso allenatore? Con lo stesso allenatore, mi auguro di sì, un po' più di responsabilità ai giocatori, l'allenatore secondo me ha ottime idee, sono i giocatori che secondo me hanno troppi alti e bassi, quindi così non va bene, perché se fai bene due partite prima è impossibile che dopo due partite fai una partita da quattro, non lo so qual è il problema di questa squadra, è vero che è la testa, però secondo me se fanno un filotto di due o tre risultati importanti con l'autostima possono andare avanti. Ma quanti campioni ci sono nel Milan? Chi definiresti campione? No, campioni per me è una parola grossa. Futuri campioni sì, ce ne sono, perché secondo me Leao è un futuro campione, ma non oggi. Non oggi. Pulisic, no? No, ma come campione Pulisic? Pulisic è un ottimo, un gran bel giocatore. Magnan è l'unico, dai. Leao sì. Morata.
è un gran bel attaccante, ma non è, non è un campione, Murata. Non, come non è un attaccante di livello, cioè nel senso, lo vedi, ragazzi. Ma Morata ha segnato pure in finale Champions League. Per me Morata è un campione. Non è un bomberissimo, non è il centravanti. Una prima punta che fa gol, un giocatore diverso, no? Però è un attaccante che fa pochi gol. Sì, è un attaccante, ragazzi, mica fa il difensore. Puoi essere anche una seconda punta, però. Mandžukić faceva pochi gol, però, Angelo. Chi? Mandžukić. Non è che segnava tanto, però è un campione. Juve non segnava tanto, in altre parti non ha mai segnato più di 20 gol, mi pare. Magari averceli un altro Mandžukić, ragazzi. No, Morata nel 2015 ti fa gol. Sapete che Mandžukić mi ha sempre ricordato Ravanelli, quando Fabrizio giocavamo insieme, no? Mandžukić per me era l'erede di Ravanelli, per la tigna, per la corsa, per il sacrificio, per la voglia di lottare su ogni palla, in più per la qualità che aveva, perché avevano tutte e due grandi qualità. Poi Mandžukić, ragazzi, era una bestia, veramente fortissimo. Era fortissimo. Guarda, questa notte Lionel Messi gioca, segna, 3 gol, straordinario, è tornato con l'Argentina, numero 1, finisce la partita... E poi dice, per me quest'anno il giocatore che più di ogni altro merita il pallone d'oro è Lautaro Martinez. Sei d'accordo, Angelo? Lautaro Martinez da pallone d'oro? Per me lo vincerà Vinicius, il pallone d'oro. Lautaro deve fare molto meglio in Champions, secondo me. Deve fare molto di più, perché poi Vinicius, ragazzi... Ve lo ricordate l'anno scorso? Sì. È quello che ha fatto. Però ci sta vicino. Secondo me ci si sta avvicinando Lautaro, ma deve fare molto di più in Europa. Molto di più. Anche in campionato quest'anno. Vabbè, campionato adesso piano, vabbè, nel senso, gli altri anni i gol in campionato li ha fatti. Sì, sì. 20 gol li farà pure quest'anno, Carlo, alla fine. Non so, io ragiono un po' per valore assoluto, era stato fatto anche O'Reilly, però ragazzi, fare la differenza come Vinicius nella finale di Champions, un'altra cosa, dai. Ma di che parliamo? Io metto davanti, ma non perché poi qua non c'è mai equilibrio, no? Dici una cosa del genere, stai dicendo che Lautaro sia scarso, non è naturalmente così, ma Carvajal, Rodri, Vinicius, Haaland... Per me, al di là dei parametri per assegnare il pallone d'oro, sono oggettivamente come livello, come valore, tutti più forti di Lautaro Martinez, tutti. E per me devono arrivare davanti. È vero che ha vinto tanto, ha segnato tanto, però questi sono nettamente più forti. Almeno questi. E non abbiamo messo tutti gli altri al Real Madrid, perché poi vincere la Champions pesa, Però poi devi anche capire perché che sei amalgamato in una certa squadra, capito? Ma adesso tutto rispetto anche per l'Inter. L'Inter fa la voce grossa nel nostro campionato, l'anno scorso ha fatto molto bene in Europa arrivando in finale. Però ecco, secondo me ci sono dei giocatori che stanno un po' scendendo come rendimento, invece quelli, ragazzi, quelli sono tutti più giovani, vanno, corrono, si muovono. La finale però era 2 anni fa, Angelo. Sì, 2 anni fa, vabbè, io sto differita. Matteo, scusa, però non puoi mettere in difficoltà Angelo ogni volta. La scorsa fa comunque una grande stagione. Acerbi, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, per carità. Ho capito, dai, pallone d'oro. Ma sono grandi, iniziano a avere 38. No, appunto. Paolo, è quello che ti sto dicendo. Dicevo, hai ragione. Sì, no. Cioè, nessuno lo dice qua. Però c'è un grande allenatore. C'è un grande Simone Inzaghi adesso è più bravo di Luciano Spalletti, anche nella gestione umana. Questa è la verità. L'ha superato. Inzaghi è più forte di Spalletti. No, scusate, provocazione. Vabbè, no, okay, scusa. Vai. Inzaghi meglio di Spalletti, Angelo? No, io per me Spalletti è il mio allenatore preferito. Poi posso dare dei meriti anche ad Inzaghi che all'Inter, alla Lazio ha fatto un grandissimo lavoro e nell'Inter si sta ripetendo. Però per me Spalletti è il numero uno in assoluto.
Posso fare una provocazione? No, provocazione, una domanda su Lautaro. Torno un attimo indietro. Pallone d'oro, Messi lo elegge come favorito, come suo favorito. Ma fa il titolare Lautaro Martinez al Real Madrid? Fa il titolare Lautaro Martinez al Manchester City? No. Per me uno che deve vincere il pallone d'oro deve fare il titolare in qualsiasi squadra, perché sennò non è il pallone d'oro. A Real Madrid come fai a fare il titolare? Scusa. Appunto. Anche da quello fare sto dicendo. Prima mi siete saliti addosso perché ho detto quella cosa alla finale. Lautaro l'anno scorso in Champions League tira rigore fuori dallo stadio e non è poco. Sarà solo un rigore. Capocannoniere della Serie A, però. Capocannoniere della Coppa America, vince la Coppa America da super protagonista con l'Argentina. Matteo ha tirato rigore fuori dallo stadio. Ma infatti non ha vinto il pallone d'oro con là. Per Matteo contano solo le finali. Se uno segna in finale è un grande. Ma che c'è? A Paolo, ma non lo senti come ragiona Matteo? Paolo, non puoi vincere il pallone d'oro in un anno così. Quando, come dice Angelo, Vinicius ha fatto la differenza in Europa. Non però, ma lui ha vinto la Coppa America con l'Argentina da scarpa d'oro della Coppa America, cioè un trofeo importante. Ma d'accordo che non è, ma il rigore non è indicativo, dai, se uno sbaglia un rigore. No, poi Paolo, ma ti spiego perché Matteo. Sì, però. No, ma dice una cosa che non ha senso, perché comunque Baggio ti porta l'Italia in finale da solo, ma che c'entra? Ma perché Lautaro ti ha portato in finale da solo? Appunto, ma è stato meglio Baggio per me. Meglio Baggio. Ma che c'entra Baggio? Baggio ha detto Paolo per fare no, il paragone. Enrico, ho detto che non è che si valuta niente. Un pallone d'oro da un rigore sbagliato. Ma io capito, però appunto. Non il pallone d'oro se poi ci sono altri che fanno molto meglio di te e tu in Champions League l'anno scorso non ha fatto bene la Baggio. Sono d'accordo, infatti anche sei un grande giocatore. Ma le chiedo scusa, Angelo, scusa. No, per ma scusa. ragazzi, adesso a parte i confronti che possiamo fare, che è giusto, è un bel giochino, ma Lautaro è un valore aggiunto per l'Inter, ragazzi. In questi anni, ragazzi, a volte si è caricato la squadra da solo sulle spalle, Che poi la coincidenza di aver scelto Thuram, che secondo me è una coppia straordinaria per l'Inter. Thuram e Lautaro sono perfetti. Ma Angelo, ti riciclo una domanda che avevo fatto, non mi ricordo un mesetto fa a chi, oggi che c'è la sosta, te la rifaccio. Devi sponsorizzare il prodotto Serie A. Scegli i tre testimonial, i tre calciatori più forti che ci sono nel campionato italiano per dire ecco la Serie A, noi vi proponiamo questo prodotto. Chi sono i tre più rappresentativi, i tre più forti della Serie A? Romagnoli e Mancini. Dai, ma solo italiani? No, Serie A, del campionato italano. Io prendo Lautaro sicuramente, prendo Lukaku. E un italiano Donnarumma, ma non c'è però in Italia, non gioca nel campionato italiano. Scusa, non mettilo in difficoltà. Pensavo nazionale. Allora devo mettere Barella. Lo stavo a dire. Barella, sì. Pensa, no, Lukaku, pensavo... Angelo, qui a Roma è stato preso, non so se tu te lo ricordi, l'anno scorso alla fine. Quando io dicevo teniamoci Lukaku alla Roma, perché io capisco di calcio, ma che ce fai con Lukaku? Non è motivato, eh? E Lukaku fa la differenza ancora. Questa è una cazzata, ha fatto la Roma per me. Dobbik è bravo, No, però devi strapagarlo. Posso dire una cosa? Lukaku con Conte fa bene, perché Lukaku alla Roma l'altro anno, se tu vai a vedere tutte le partite con le big, non l'ha mai presa. Lukaku con Conte torna a essere il più forte. Dobbik, secondo me, è un grande centravanti, lo dico da laziale, che in prospettiva chiaramente è meglio di Lukaku a Roma. No, dai, questo è un animale. Ma se tu devi investire su un giocatore, compri un giocatore in prospettiva. Un giocatore rispetto a Lukaku della Roma, dove ha fatto male, ragazzi. Lukaku. Ma Lukaku sono soldi buttati. 21 gol, Leo. Ragazzi, magari ha fatto male. 21 gol. Enrico, ragiona la società. Ma ragiona la società. La società compri un ragazzo giovane. Ma invece, a proposito di Inter, di nazionale. Angelo, tu che conosci bene giocare sulla fascia, Di Marco, ma che giocatore è diventato? Perché è un calciatore che in questo momento ha un piede pazzesco. C'è chi lo paragona il suo piede a quello di David Beckham addirittura. Nella precisione del cross lo riprende molto, ragazzi.
Lui secondo me in questo momento è uno dei migliori esterni in Europa. La lucidità quando arriva sul fondo, perché poi non è che dici è vero che gioca molto alto, però ha i tempi giusti per arrivare sul fondo, ma la delicatezza nel cross è veramente straordinario. Veramente complimenti a Federico Di Marco, perché ha avuto una crescita incredibile in questi anni, proprio veramente ci dà dentro alla grande, alla ma grandissima. Te l'aspettavi, Angelo, da Verona, che potesse arrivare così? Io no, sono sincero. A Verona ha fatto molto bene, è chiaro, così è tanto, sta tanto in alto, eh. Così, ragazzi, no, il resto sta tutto dietro, stanno tutti dietro a Federico. La domanda semplice è sempre la stessa, anche scontata. Ti prendi, ne devi scegliere soltanto uno, Di Marco o Teo Hernandez? No, Di Marco tutta la vita. Bravo, vedi, come me, Ange, un'altra categoria. Riccardo, puoi rimettere il commento di prima? Quale? Mi è venuta in mente una cosa, quello su Dimash. Questo? Ma Angelo, quanto era scarso Dimash, ragazzi. No, Matteo, non voglio difendere. Però la Juve ha fatto male. Lineare, pulito, buon sinistro. Secondo me è stato un buon giocatore. Non ha fatto malissimo la Juve, no, Matteo? No. Quanti anni hai tu? Scusami, Matteo, quanti anni hai? No, ma io me lo ricordo, l'anno della Coppa Quanti anni hai? 25 anni, ciao. Come si porta? Dai, no, la 38. Ma me lo ricordo, Puoi... Vabbè, come no? Te lo puoi ricordare benissimo. No. Io ti dico che è stato un giocatore, un'alternativa, a volte giocava titolare e faceva sempre il suo con grande dignità. Venivamo da Jarni e Pessotto. Ma che ti frega di Dimash? Dai, ragazzi, scusami, ma te hai parlato tre ore di Sarri. Tu eri una domanda, Sarri 2014. Due domande bio. Angelo, non mi fa 0-0, Sentiamo, pronto, Romagnoli, Mancini. Due portieri e due attaccanti. Partiamo facile, ma senza paura. Buffon o Peruzzi? Peruzzi. Batistuta o Vialli? Vialli. A posto. Wow. Tutta la Juve. A tuo gusto, per come l'hai visto, Peruzzi. Guardate, Peruzzi ha vinto la Coppa Campioni con Peruzzi. Sì. No, scusami Paolo, io lo so che comunque paragonare Buffon a Peruzzi o viceversa, è un po', però per me Peruzzi è stato in quegli anni veramente un portiere insuperabile. E poi perché, ragazzi, mi ha fatto vincere. Quando uno te fa vince, gli devi portare riconoscenza e rispetto, anche perché se si incazza, dopo è il casino. Quindi quanto è grossa la mano di Peruzzi, Angelo? È un pollo, c'ha una mano, c'ha un pollo, c'ha una vanga. Angelo fa quella parata su Sonny Siloy sul rigore che è qualcosa... Came, vuoi dire qualcosa su Sonny Siloy? Non mi interessa. Però sbagliò l'uscita lì sulla punizione di Litmanen in quella partita, però che giocatore. Respinse male, vabbè ragazzi. Ma, senti una cosa, su Peruzzi. Niente, partito Fantozzi. No, vabbè, una cosa su Peruzzi. Ma è vera, cioè, è vero che andava... Quanti anni mi dai a Fantozzi, Angelo, sinceramente? Andiamo dritti. Mi conosce da 15 anni. Angelo, quella finale col Borussia, no? Che era l'anno dopo, ma... È vero che pesò sulla testa di Peruzzi l'andare e venire a nascita della figlia, tutte queste voci che ci furono sull'errore poi su Ricken, perché Peruzzi era straordinario, ma quella partita fu strana. Gli nacque la figlia e quindi lui credo che non sia neanche partito insieme a noi, perché e quindi arrivò la mattina dopo, però ragazzi... La cosa più bella è quando ti nasce una figlia, non c'è neanche una coppa, alzare una coppa o non alzarla, non c'è nessun problema, ci deve essere. Lui è stato vicino, giustamente, vicino alla moglie, ha visto la figlia nascere e poi è venuto da noi. Per noi non c'è stato nessun tipo di problema. Poi gli errori, ragazzi, gli errori li potevi fare anche se stavi una settimana lì. Ma non c'è stata possibilità che giocasse Rampulla quella partita? Non lo so, questa è una domanda che devi fare al mister Lippi.
è chiaro che è difficile lasciare fuori Peruzzi in una partita così, poi se Rapula avesse fatto un errore puoi capire quello che poteva succedere. No, ma per noi non c'è mai stato nessun questa non è una storia, questa la finale è stata persa, punto, ma non perché anche se Peruzzi lasciò fuori Del Piero in quella partita che poi entra e fa quel gol di tacco che... Ma non stava bene Alessandro. Alessandro veniva da un infortunio brutto, tanti errori arbitrali in quella partita. Quello sì. Ma la diretta è per Matteo o per Angelo? No, per capire l'ospite chi è. Sennò Paolo Paolo ride, però vedi, perché la pensa come me. Paolo, che dici? Siamo agli sgoccioli. Sentire Angelo parlare di calcio, che quegli anni poi per me sono stati gli anni più belli, perché quando sei ragazzino, 10-15 anni, ti appassiona di più, eri te magari e quindi perché stai aspetti Matteo? Mi dai ragione. 50, io però ero più appassionato quando ero ragazzino di quel calcio là, quindi sentire le sue risposte a me fa impazzire. Ma guarda, di Angelo pensiamo 9 su 10 uguali, quindi basta che sparli con me. Giusto, sì, uguale. L'altro giorno mi ha fatto piacere, l'ho incontrato Angelo, quindi ero contento. Era grande. Ti posso fare una domanda, non c'entra niente il calcio di una volta. Castellanos, che attaccante è secondo te? Perché ti dico coi giusti, aspetta, ti dico perché nel mondo Lazio, a Roma si fanno i paragoni Roma Lazio, qualcuno dice ricorda un po' Lautaro, prima parlavo di Lautaro con le 100 dovute a me Signorelli, però volevo sapere te un giudizio. No, io ti dico, in questo momento che lui si sente importante in questa squadra, è diventato un attaccante velenoso, viperoso, c'ha una tigna questo giocatore, poi c'ha qualità, perché fa dei gol di grande qualità. Forse ha sofferto un po' la concorrenza, no? Anche il grande Immobile ha sofferto un po' in quel periodo, che non lo vedevo benissimo. Invece adesso, ragazzi, è diventato un attaccante veramente di grande qualità. E poi è cattivo, è furbo. Sta sempre lì pronto, se sbagli ti castiga, ha tante qualità, è un attaccante secondo me completo, perché è forte anche di testa, è molto bravo, manca un po' il senso del gol, c'ha un grandissimo tiro, è un attaccante completo, se trova il gol con continuità diventa un attaccante importantissimo in questa Serie A e anche per l'Argentina. Però lui adesso si sente importante per questa squadra. Ecco, una domanda secca. È il suo anno. Solo lui, Angelo. C'è sta solo lui, C'è sta solo lui, però ragazzi, ci sta la possibilità c'è, perché da giocatore Angelo, se tu non hai concorrenza giochi più sereno. Poi c'è qualcuno che diciamo che comandava abbastanza in quella Lazio lì. Andiamo avanti. E Angelo, io ti faccio domande secche, rapide, loro sono un po' più prolissi. E chi c'è avuto di mister nazionale tu? Mo ti dico perché. Io ne ho avuto tanti. Il primo è stato Sacchi, poi ho avuto Maldini, ho avuto Trapattoni, ho avuto Zoff. Ok, basta. Angelo Di Rivio. Nel club vuole Arrigo Sacchi o Marcello Lippi? Nel club? Lippi. Ma di che parliamo? L'altra volta abbiamo fatto anche Che applaudi? L'allenatore più vicino. Ma che domanda fai? Non ne trovi neanche uno che batte Lippi per Angelo, ma stai scherzando? No, è mister Lippi. No, mister Lippi ha vinto sia col club che con la nazionale. Ma rimettete le mani in testa. No, fermati. Angelo, faccio domande secche, ho fatto domanda scontata. Riccardo, no, questa stai dicendo una cazzata in mano, perché chissà per il sacchismo ti dice che Sacchi... Ho capito, ma la stai chiedendo ad Angelo tu, ad Angelo, ma lì, dice? Lippi no, sempre, cioè... Lippi a Sacchi, ascoltami, Lippi a Sacchi gli fa una testa così grossa, ok? Perché Sacchi fa solo teoria. Ho organizzato una live con Gullit, gli facciamo la domanda se preferisce Sacchi Sacchi o Donadoni, va bene? Guardate che Enrico ha detto una cosa, un particolare importante. Ragazzi, vai. C'è un 1-6 Milan-Juve, tanta Hai roba, rotto. Umiliante. Pure Vieri. Umiliante, Vieri, umiliante. 1-6. Bobo Vieri quella sera sembrava, non lo so, non lo fermava nessuno al Bobone. Ma che giocatore era? Al mio amico Bobone che si nascondeva dentro l'area di rigore.
Di Livio, Vieri come Fedez e Tony F diventa. Voglio la pace, voglio la pace con Bobone. Allora, no, fai l'appello, aspettate, Angelo. Fai l'appello, adesso sei in primo piano, inquadrato, l'appello di Angelo Di Livio a Bobo Vieri per fare la pace così in diretta. Qua deve venire di Bobo. Bobo, sai quanta stima che ho di te. Però io quando grossavo tu ci dovevi mettere solo la testa e a volte non c'era la tua testa. Però ti voglio tanto bene, Bobo, ti voglio veramente tanto bene, tanto bene. Sei stato uno dei più grandi attaccanti con cui abbia giocato veramente. Però voglio che, no, mi sa che lui non può partecipare alla nostra, al nostro live. Fa niente, basta che fa la pace, basta che fa la pace, ti scrivi la pace che è tutto risolto. Va bene, va bene. Okay. Ciao Angelo. Per la pace. Ciao Angelo, grazie. Ciao ragazzi, Angelo, grazie. Alla prossima, grazie. Buon weekend, ciao ragazzi. Ciao Angelo. Grande, il soldatino Angelo Di Livio. Paolo, adesso sinceramente, non mi devi spendere contro perché... Mi divengo sempre a favore, tranne su alcune tue fisse che... Purtroppo tu non sei malleabile, sei limitato. No, ma non è vero. Vabbè, pure te c'hai così. Ma perché tu c'hai le fiste che ti fanno qualche amico tuo? Solo gli stolti non cambiano mai idea. Ah, quindi